E venne il diktat. Livorno veniva dichiarata dai tedeschi zona evacuata. Zona nera tradussero subito i livornesi. Entro le 8 di sera del 4 novembre tutti dovevano lasciare la città. Nel tratto di strada dove abitavo, due bombe vi erano cadute. Una aveva centrato la casa di vino, un'altra la mia. La casa dove ero nato non si vedeva, dava sul dietro. Per un momento pensai che fosse ancora in piedi, ma quando entrai nel portone, in fondo al lungo corridoio, laddove vi era l'unica scala che conduceva al primo piano, vidi un mucchio di macerie. La bomba aveva colpito insieme alla scala l'andito e una parte della mia casa, e dalla voragine aperta addossata al muro era rimasta in piedi la credenza della nonna. Quella vecchia credenza, ereditata da mia madre, aveva gli sportelli da basso aperti. Lì in fondo erano ammucchiati una parte dei miei libri. La raggiunsi inerpicandomi sulle macerie e nel prendere i libri mi accorsi che nel fondo, in un angolo, vi era ancora la rivoltella che mi avevano dato i compagni di Torino. Mi ero più volte domandato perché durante gli interrogatori non fosse mai stata nemmeno accennata a quell'arma. Semplice. Nelle diverse perquisizioni la rivoltella non era stata trovata, malgrado fosse praticamente sotto gli occhi degli uomini dell'ovra. La presi e insieme ai libri la misi nel sacco di juta che fungeva da valigia. Sarà la mia prima arma durante la resistenza. Poi venne il 28 maggio del 1943, giorno in cui un bombardamento catastrofico si abbatté su Livorno. Nessuno si aspettava un disastro simile. Passò un tempo che pareva interminabile, poi di colpo tutto finì e uscimmo per la strada dove tutto era avvolto in una nube di polvere scura. Allora mio padre decise subito di sfollare in un paesino vicino, a Lorenzana, in provincia di Pisa. Così noi andammo a vivere in campagna. Ma mio padre, tutte le mattine, con la bicicletta o mezzi di fortuna, andava a Livorno a lavorare nella sua macelleria. Anche la carne era tesserata e doveva essere distribuita secondo i componenti della famiglia, tramite dei bollini. Spesso andavo anch'io ad aiutarlo e proprio in una di quelle volte, il 28 giugno, cioè un mese esatto dal primo bombardamento, un altro ancora più catastrofico si abbatté su Livorno. Per un puro caso ne uscimmo sani e salvi. Io e mio padre non sapevamo cosa fare, eravamo confusi, esterrefatti. Non sapevamo se tornare a casa, a Lorenzana, o se cercare di raggiungere il primo rifugio vicino, quello di via Galileo Galilei. Non riuscivamo a decidere, ma quella nostra indecisione fu una fortuna in quel momento, perché il rifugio di via Galilei fu centrato in pieno. Quante persone che conoscevamo vi morirono. Quel giorno del 43, la ragazza Bisturì mi corse incontro da Via delle Grazie, saltellando come se avesse portato un sasso in equilibrio su una scarpa, e andammo uno accanto all'altra, ma rispettosamente a distanza, fino alla scuola, fino al ginnasio. La scuola aveva chiuso il 20 maggio a causa della guerra, e quella mattina erano stati esposti i quadri. Non ci furono sorprese, ambedue eravamo stati promossi. Ci mettemmo a guardare i voti degli altri. Erano le 11:30. Proprio allora ci fu un boato, un soffio, un forte spostamento d'aria. Cademmo a terra e le mura crollarono. Non avevamo neppure sentito le sirene d'allarme. Quello fu il primo dei bombardamenti a tappeto che distrussero la città.
Restammo bloccati per 7 ore in fondo a un corridoio, sotto una volta. Noi soli eravamo illesi. Tremavamo di paura e fu orribile, una sensazione che ho provato solo un'altra volta in tutta la vita. Gli altri, il custode, 2 insegnanti, 5 ragazzi di un'altra classe, morirono sotto le macerie. E sentimo per un po' le urla e poi lamenti. Una bomba aveva colpito un'ala della scuola e i soccorritori, per aprirsi un varco, dovettero togliere con le mani i mattoni, le travi, gli infissi. Non c'erano scavatrici e comunque sarebbe stato pericoloso utilizzarle, perché gran parte dell'edificio era rimasto pericolante. Quando finalmente ci liberarono, fuori, nella piazza, c'erano molti genitori degli alunni e anche la madre di Bisturi. Erano stati loro a togliere le pietre. Io tentai di prendere in braccio Bisturi, che non si reggeva in piedi, e uscire così dal varco nero alla luce, con lei abbracciata al collo, come avevo visto sulla domenica del Corriere, in una tavola a colori di beltrame per un terremoto. Ma Bisturi si ribellò. Io non ce la feci ad alzarla. Mi si piegarono le braccia e le gambe. Tutti e due cademmo a terra e cominciammo a piangere senza vergogna. Fino ad allora avevamo vissuto la guerra solo attraverso i documentari dell'Istituto Luce. Fu così che per l'effetto della bomba a 16 anni uscii dall'adolescenza. Feci di torno a Livorno. La trovai distrutta dalle bombe, stremata e vuota. Tre mesi prima, il 28 maggio, c'era stato il primo dei bombardamenti a tappeto che aveva causato più di 200 morti, aveva distrutto il porto, la zona industriale, colpito interi quartieri della città, come quello di Venezia, o le zone di Piazza Magenta, via Marradi, via Montebello, il Voltone. Ne erano seguiti altri, a cadenza mensile, alla fine di giugno e di luglio, con centinaia di morti e nuove distruzioni che avevano sfigurato la città. A Livorno la resistenza cominciò subito dopo l'8 settembre, mentre in ottobre, per iniziativa del Comitato di Liberazione Nazionale, fu costituito il Fronte della Gioventù Livornese, l'organizzazione antifascista formata da gruppi di giovani d'azione operanti nelle città e nei paesi vicini. Cominciò così una vera lotta partigiana e di liberazione dai nazifascisti. Arrivò l'ottobre del 1943 e Nedo fu chiamato dal comitato militare del distretto che si trovava all'Ardenza. Come mi aspettavo, Nedo non si presentò perché lui aveva già deciso di partecipare ad un'altra guerra, quella di liberazione, e precisamente nella formazione Garibaldi, terza brigata. Ero diventata una staffetta. Insieme a mio fratello Roberto cominciai a cooperare con i partigiani. Cercavo medicinali che in quel periodo scarseggiavano e addirittura anche rivoltelle o altre armi. E poi distribuivo volantini del professore Concetto Marchesi che esortavano alla guerra di liberazione contro i nazifascisti. Eravamo sempre in uno stato di agitazione e di paura di essere scoperti. Dall'alto delle rocce rosse, sul Castellaccio, mi fermai a guardare Livorno, distrutta dalle bombe americane e dalle mine tedesche, con il cannocchiale che gli americani mi avevano assegnato. Si vedevano distintamente le rovine del porto, decine di navi affondate che emergevano dall'acqua bassa, le macerie della Piazza Grande, il Duomo sventrato. Percorsi lentamente tutto il panorama della città morta. Via Ricasoli, via Roma, piazza Magenta. Puntai il cannocchiale dove era Villa Medina, ma la mia scuola non c'era più. Quanto tempo era passato da quando ero andato con Enrica Turani, che chiamavamo Bisturi, a vedere i quadri degli esami? E quanto tempo era passato da quando il professor Mazzantini, invece di andare al suo posto in cattedra, si era seduto sullo scalino, con le mani sulle ginocchia, e ci aveva salutato con le parole di Bruto. Se ci ritroveremo, io non lo so. Diamoci dunque addio, come se fosse per sempre. E dove erano
ora Luciano Beccani e Enzo Spinelli, che avevano pensato di fondare, loro soli per primi, una società dove tutte le idee erano ammesse. Esiste già, aveva detto il professore ridendo. Si chiama democrazia. Ci preparammo alle prime elezioni democratiche, mentre i padri della Costituente studiavano per elaborare una nuova Costituzione. Venne il 2 giugno del 1946. Ci furono le elezioni per scegliere la Repubblica o la Monarchia. Naturalmente vinse la Repubblica, come potevamo tornare indietro? Dopo, le città italiane festeggiarono questo avvenimento. A Livorno i cittadini si ritrovarono in Piazza del Voltone, che fu chiamata da quel giorno Piazza della Repubblica, e facemmo festa fino a tarda notte. L'Italia era una repubblica,